Amici, abbiamo appena approvato la legge di bilancio, una legge di bilancio importante e fondamentale per il comparto sicurezza e difesa del nostro Paese, che conferma l'impegno del Governo, del Viminale, del Ministro Piantedosi, di Matteo Salvini e della Lega per la sicurezza dei cittadini e dei territori e per la sicurezza degli operatori delle forze di polizia. Una legge di bilancio nella quale abbiamo più risorse e più soldi per gli operatori delle forze di polizia, più tutele, più welfare per il comparto sicurezza e difesa, più militari dell'esercito per il controllo e il presidio dei territori e la vigilanza delle stazioni, un pacchetto sicurezza che va esattamente nella direzione di tutelare le città, di tutelare le fasce più deboli contro alcuni odiosi reati che creano allarme sociale. Pensiamo alle truffe nei confronti degli anziani, pensiamo ai blocchi stradali, pensiamo alle occupazioni abusive. 1,5 miliardi per il comparto sicurezza e difesa sul rinnovo contrattuale. 1 miliardo solo per le forze di polizia, che vuol dire più soldi nelle buste paga degli operatori delle forze dell'ordine che, rischiando la propria vita, garantiscono la sicurezza dei cittadini italiani. 100 milioni in più per garantire welfare e tutele, per garantire le polizze assicurative sanitarie antinfortunistiche, per garantire la specificità, per garantire gli straordinari, per garantire il controllo del territorio e per garantire la previdenza integrata complementare. 1.400 militari dell'esercito, del contingente delle operazioni strade sicure, a disposizione dei sindaci e dei territori per poter aumentare il controllo e la prevenzione delle comunità, per poter garantire la vigilanza nelle stazioni ferroviarie. Un pacchetto sicurezza che va esattamente nella direzione di proteggere i più deboli e inasprire le sanzioni nei confronti di chi mette le mani addosso e aggredisce e esercita violenza nei confronti degli operatori e delle forze di polizia. Investimenti importanti sulla sicurezza. La sicurezza è la precondizione per lo sviluppo di un territorio, la sicurezza è la precondizione per il rilancio e la crescita anche di natura economica di un territorio. Chiudiamo una stagione fatta di tagli del personale e di chiusure dei presidi di sicurezza. Apriamo una stagione di investimenti, di risorse, di tutele a beneficio dei nostri operatori e delle forze di polizia. Non smetterò mai di ringraziare coloro i quali, indossando una divisa e un uniforme, rischiando la propria vita con impegno, dedizione, sacrificio, abnegazione, senso del dovere, sono al servizio della sicurezza, della legalità, della giustizia e della pace, dei territori e delle comunità. La sicurezza vuol dire libertà. La sicurezza vuol dire vivibilità, la sicurezza vuol dire coesione sociale e difesa del senso di comunità. Questo governo, il ministro Piantedosi, la Lega, Matteo Salvini tornano ad investire in sicurezza. Investire in sicurezza vuol dire investire nel futuro del nostro Paese.